Giacomo Ballari, 45 anni, imprenditore agricolo, presidente di Agrion dal 2016, rinnovato in questi giorni per il secondo mandato. Fondazione Agrion è una fondazione estremamente, un contesto strategico per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura e dell'agroalimentare piemontese. Credo debba essere sempre più lo strumento su cui investire e da far crescere per dare risposte in termini di sviluppo, competitività e anche sostenibilità e salubrità delle produzioni piemontesi, offrendo strumenti in termini di ricerca, sperimentazione, innovazione alle filiere, alle imprese agricole, in termini di miglioramento per rispondere a questa esigenza di continuo innovazione e miglioramenti. Noi siamo una terra di grandi primati agroalimentari nel mondo. Questi primati devono essere, io credo, confermati giorno dopo giorno a fronte delle sollecitazioni costanti fatte dai mercati, ma anche dal cambiamento del clima. E quindi garantire, in funzione dei cambiamenti climatici, dell'arrivo di nuovi insetti, delle esigenze anche e comunque mutamenti di disponibilità idrica che hanno le coltivazioni e le culture, riuscire comunque a garantire i livelli di elevatissima qualità di cui si contraddistingue la produzione piemontese. Questo è il nostro compito, il ruolo che dobbiamo svolgere con i nostri ricercatori, dialogando e costruendo reti sempre più importanti con tutti i centri di ricerca nazionali ed internazionali, essendo molto radicati i problemi quindi del territorio e le esigenze delle imprese agricole, ma dando risposte di livello che guardano al futuro, che riescano a tracciare in termini di soluzioni tecniche e scientifiche le soluzioni per dare un respiro futuro alla nostra agricoltura.